Cari amici e amiche di Corato, Corrado De Benedittis, candidato a sindaco, non posso dire di conoscerlo bene come conosco bene Eliseo Tambone, l'ho incontrato alcune volte, ma naturalmente non ho familiarità con lui, però ho letto il suo curriculum. Perché? Perché la vita di una persona sovente è più eloquente, più importante di tutti i programmi. Non che i programmi non siano importanti, anzi sono fondamentali, ma in fin dei conti sono poi le persone che fanno i programmi e non sono i programmi che fanno le persone, cioè la persona è più importante del programma. Allora, in questo curriculum io ho trovato una cosa importantissima, quella che direi che è il miglior biglietto da visita che si possa desiderare, e cioè che Corrado è stato direttore della Caritas per ben 16 anni. Oh, la Caritas svolge un'attività assistenziale di primissimo piano, di grande importanza a livello nazionale e certamente anche a livello locale, ma da qualche decennio non si occupa solo delle vittime dell'ingiustizia, che sono innumerevoli, come lo sappiamo, in tutte le società, e anche nella nostra, ma si occupa anche delle cause dell'ingiustizia, cioè va a vedere perché c'è tanta ingiustizia nel mondo. E quindi la formazione di un funzionario della Caritas è una formazione che mi sembra ideale per essere, ad esempio, sindaco di una città come Corato. E certamente quella competenza che lui ha manifestato nella direzione di 16 anni della Caritas la farà valere anche per condurre il comune di Corato. La capacità che ha manifestato in quella occasione la manifesterà sicuramente anche dirigendo la cosa pubblica di Corato. E quindi vi invito, come per Eliseo, anche per lui, a votare senza esitazione Corrado come sindaco di Corato.